Don Giuseppe Puglisi, detto Don Pino dai ragazzi, dai bambini e dalla povera gente del quartiere Brancaccio di Palermo, fu un prete che combatté per la verità e la giustizia contro la povertà e la mafia, e della stessa mafia fu vittima. Cercò di diffondere la parola di Cristo in un ambiente difficile, dove molti giovani crescevano credendo in falsi valori e spesso nella violenza. Forse domani noi saremo preti. Cosa significa essere preti in Sicilia oggi? È uguale dappertutto essere prete. È impegnare tutta la propria esistenza, è credere, sperare, amare con tutte le forze, e anche pregare. È sapere che si deve donare tutta la vita per gli altri. Non è avere successo. Anzi, se la gente ti applaude troppo, guardati, forse non hai servito fino in fondo la verità e la giustizia. Io l'avverto, Don Pino. Lei ha dato vita al Centro Padre Nostro per aiutare i ragazzini, per farli studiare, per soccorrere tutti. Sappia che c'è qualcuno che potrebbe fare anche ricche offerte per la parrocchia. Ma il suo insegnamento ora è pericoloso. Aiuta i sovversivi. È contro l'ordinata società. Non so chi ti manda. Di loro che il centro parrocchiale Padre Nostro sta dalla parte dei poveri, degli sfruttati e degli indifesi. Ci pensi, Don Puglisi? Ci pensi? Le attività di Don Puglisi erano moltissime. Parroco, insegnante, ma soprattutto egli fu esempio di coerenza. Ripeteva sempre che si doveva essere innamorati di Cristo fino alla follia, che la mafia andava combattuta con l'amore verso i fratelli che ne erano le vittime. Parlava sempre dicendo insieme e con la sua comunità aiutò tutti, soprattutto i ragazzi, che sono i più fragili. Come vedete, gli affari sono molti e vanno bene. Ci sono degli avversari, ma abbiamo buoni agganci per vincere. Il problema ora è quel Don Puglisi. Quello ci toglie i ragazzini per lo smercio della droga. Quello gioca sui tempi lunghi, con l'educazione, la scuola. Rompe le scatole, insomma. Fa di tutto per combatterci. Non c'è nessuno più pericoloso di lui e non si tira indietro. Dice che lo fa per amore di Cristo. Perché ci ha lasciato? Perché non sei più con noi? Vai da quel prete o dagli sbirri a fare la spia. Io con voi non ci sto più. Da Don Pino non c'è nessuna spia, nessuno sbirro. Tutti sanno che da quel prete ci sono gli sbirri. Non è vero. Lì trovi solo aiuto e salvezza. Bada a te. Sentite il Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. L'amore, cari fratelli, vince tutto. Ma non è facile, Don Pino. È la paura, è il dolore. Anche Gesù ebbe paura. Sudò sangue. Questo ce lo fa sentire ancora di più fratello. Non è facile dare la vita per i fratelli. Eppure questo è il nostro cammino. Io non mi tiro indietro. Me lo aspettavo. Don Pino Puglisi, il prete che tanto amò i suoi figli da donare la sua vita perché si instaurasse la giustizia e la libertà, fu ucciso il 15 settembre 1994. Aveva scritto pochi giorni prima: «Ancora una volta il Signore fa sentire la sua presenza in mezzo a noi. Anche se sei rifiutato, minacciato, perseguitato, c'è qualcuno lassù che sa quanto vali e soprattutto ti ama infinitamente».